Con noi il direttore sportivo dell'Olimpia Lubiana, Mladen Rudonia. Buongiorno direttore. Buongiorno. Buongiorno direttore, grazie chiaramente per aver accettato il nostro invito. Olimpia Lubiana, che in questo momento è seconda nel campionato sloveno e che affronterà nel prossimo fine settimana la sfida decisiva con il Maribor, vero direttore? Sì, è vero, questa è la nostra partita dell'anno e spero che finisca positivo per noi e che saremo campioni della Slovenia. E allora vi state giocando il campionato che invece è sfumato per il Napoli. Direttore, non so se ha avuto modo di seguire anche il calcio italiano e questo bel duello che c'è stato tra Napoli e Juventus, se in particolare ha seguito anche qualche partita del Napoli. Sì, che ho seguito. Napoli è molto simpatica squadra. Se dico la verità, io tifo per Napoli, mi dispiace perché gli ultimi passi non arriva, Juventus è campione, ma ecco, al fine hanno un vero concorrente come Napoli, questo è buono per il calcio italiano perché gli anni prima non Juventus era campione già 17 partite prima del fine. L'ha seguito con attenzione direttore il momento del Napoli, avrà apprezzato immagino anche il calcio, no, che ha espresso il Napoli. In particolare vorrei un suo giudizio direttore su quello che è stato il lavoro fatto da Maurizio Sarri, se anche nel calcio mitteleuropeo, quello sloveno, quello croato, quello dei paesi dell'ex area slava, se ne parla di Maurizio Sarri e in che modo? Ma è in positivo, modo positivo, è fatto veramente un grande passo. Napoli per me gioca più del calcio dell'Italia, sicuramente passano molto veloce pallone, sono molto bravi difensivi e offensivo. Posso dire solo cose positive. Hanno venduto Higuain che ha fatto tanti gol l'anno prossimo, ma neanche quest'anno non avevano i problemi per segnare. È una squadra che si vede che ha una stabilità, che lo sanno esattamente che cosa vogliono e lungo, lavorano a lungo, lo sa, questo è molto importante, che hanno che un obiettivo per un paio di anni, lo sai cosa penso dire, che lo sanno esattamente che cosa fanno e questo fa risultato come sono arrivati Sarri, grande allenatore. Allora, direttore, nella vostra squadra, nella vostra rosa, c'è un giocatore che è a scadenza di contratto, che si chiama Rok Vodicek, del quale si è molto parlato negli ultimi giorni. Possiamo anche inquadrare il nostro touchscreen per mostrare meglio chi è questo ragazzo, per chi di tale tratta. Si è davvero giovanissimo, classe 98, ha appena 19 anni. Direttore, le chiedo prima di tutto di presentarci Rok Vodicek come portiere, che tipo di portiere è, che profilo è, lei che lo ha allevato all'Olimpia, lei che lo conosce meglio di chiunque altro. Ma è un bravo ragazzo, molto molto talentato, un grande talento, che lui è molto duro, lavora, e ha un veramente talento, grande talento in Slovenia, più grande talento come portiere. In Slovenia noi abbiamo tanti buoni portieri come Jan Oblak, Handanovic, Belec, sono veramente bravi, e noi pensiamo che in questo livello può arrivare anche Rock, sicuramente non adesso, ma in anni che arrivano. Con questo lavoro, come lui lavora, come ha la voglia, veramente lui è molto molto bravo. Lui adesso è in scadenza con contratto, noi facciamo tanta voglia per rinnovare il contratto, ci vediamo, ma il ragazzo vuole andare normale, se ha una squadra più come Napoli non possiamo fare niente, noi possiamo provare parlare con Inke che scriviamo un altro nuovo contratto, ma non lo so se facciamo, perché da prima era un problema che siamo
in club un po' dormiti, e adesso abbiamo questo problema. Ma cosa posso dire di Rock? Posso dire solo positivo, è veramente un bravo ragazzo, grande talento, vuole lavorare, e penso che in prossimi anni lui arriva come un grande portiere. Direttore, queste sono parole bellissime che che lei ha speso per il suo assistito, per Rok Vodicek. Direttore, però a questo punto io non posso che riflettere su quello che ci ha detto, se lui vuole andare al Napoli. Quindi voi dell'Olimpia siete consapevoli, così come si è detto, ne hanno parlato diversi media, che il Napoli ha fatto comunque un'offerta importante economica per far sottoscrivere un contratto al calciatore. Sì, guardate, io ho detto club come Napoli. Ah, perché, ok, giusto. Sì, noi non abbiamo veramente queste informazioni che lui va in Napoli. È interessato, Napoli sì, questo lo sappiamo che Napoli aveva interesse già un anno, fino a quale punto sono arrivati. Probabilmente parlano con agente, con manager di Rock e con Rock. Con noi all'ultima siamo parlati con, abbiamo un appuntamento informativo un anno fa. Adesso se questo è Napoli, penso che io non so esattamente, ma non, the club che prende Rock non può sbagliare, sicuramente questo posso dire, ma non so, mi dispiace per noi, per come club che siamo arrivati a questa, a zero, tra le altre situazione cose. Ma adesso non possiamo fare niente. Certo. Se proprio direttore dovesse paragonare Vodicek, per quelle che sono le sue caratteristiche, a qualche portiere d'esperienza, a chi lo andrebbe a paragonare? Caratteristiche più brave sono, ho detto che lui in tutti i segmenti deve arrivare un po' più grande livello, ma in tutti i segmenti è bravo. Allora se dico alla 1 di 10 è da tutto, è a 7. È tutti i momenti, tutte fasi che lui ha può arrivare più bravo. Allora da tutte, ma ogni anno un progresso molto molto che si vede da ogni mese che lui è veramente ha capacità per arrivare a un grande portiere.